profilo Instagram mio, del Yuri Keki Official, è abbastanza rivolto verso questa attività diciamo, del calisthenics e anche altro, perché io ho un'accademia, quella Yuri Keki Academy, che si occupa anche di questo, ed è una disciplina davvero molto interessante, molto utile se è fatta bene, perché senza l'ausilio di attrezzi particolari e lavorando solo con il peso, diciamo, del tuo corpo, riesci ad allenarti molto bene. È chiaro che deve essere fatta con conoscenza, con competenza, improvvisando il meno possibile, anche se è una disciplina che viene dall'improvvisazione, no? Nasce ai primi anni 2000 negli Stati Uniti, dove questi ragazzi americani in giro per le città si allenavano trovando delle sbarre, delle parallele. Così, naturali e senza tecnica, adesso si è un pochino diciamo organizzato. Io sto cercando anche con la mia Academy di organizzarlo, perché il calisthenics è una disciplina che va bene davvero per tutti, per chiunque. E uno come te potrebbe fare potresti vincere la gara di Planck, ecco, questo te lo assicuro. Se te questo sì, io farei la rivincita con quelle due ragazze. Se ti alleni con me, vinci. Ecco questo. Quanto ci metto, Yuri, a diventare un planchettaro professionista? A parte che ho visto il record mondiale tipo 4 ore, non so, cioè una roba impossibile. Pensa che palle, cioè che noia Cioè, stare 4 ore in plan. stai Cioè lì una roba. fermo, non so, non c'è No, proprio. No. non penso che sia una. Quanto ci si mette? Cioè, quanto ci metto a riuscire a stare, non so, una decina di minuti in plank Ma senza. intanto ti posso dire una verità: se vuoi giocare e fare una sfida, va bene, ma stare 10 minuti in plank non serve a niente. Ah, Cioè, non ok. ha una. Non serve a niente, per carità, ma anzi, perché. Stare 10 minuti nel plank, nella posizione corretta, quindi con quella tenuta del corpo che ti fa stimolare la parte muscolare senza che vada a inficiare in qualche modo nella parte articolare, soprattutto della schiena, è molto difficile. Conviene farla di un minuto fatta bene, e questo ti allena molto. Quindi è una questione di posizione, di come devi mettere soprattutto la plank, devi lavorare molto sulla parte del core, no? Quindi la muscolatura dei glutei, delle addominali. Nella mia Academy abbiamo proprio una, per conto abbiamo una ragazza bravissima che si occupa solo di questo, che proprio è una parte della muscolatura del corpo fondamentale.